Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi tratta un unboxing un pochino particolare per una serie di motivi che a breve vi spiego. Intro! Come vi dicevo poco fa, questo unboxing è molto particolare per principalmente due motivi. Uno è stato un regalo da parte della mia moglie per l'anniversario di matrimonio ed è un oggetto molto particolare che io ricercavo da parecchio tempo, che purtroppo si fatica sia a trovare e sia a trovare a prezzi umani o messo bene. E l'ha notato, l'ha visto, dalle fotografie sembra messo egregiamente bene e mentre chiacchiero lo vado ad aprire e vediamo un attimino cosa, cioè io lo so cos'è, farò vedere a voi cos'è. È una cosina che desideravo da parecchio tempo. Oltre ad apprezzarlo molto perché è un regalo fatto dalla mia moglie, anche per questa evenienza, a parte no, se ve lo dico ora vi spoilerò cos'è, tanto ora lo vedete. A sto unboxing ci abbiamo anche camera di qua. Ok, questa la possiamo... Ho cioccato la camera. Si tratta di un aerografo che non è questo della confezione, ma un altro aerografo di questa serie, che desideravo da parecchio tempo perché in pratica tutti quelli che seguo come aerografisti della vecchia scuola utilizzano questo aerografo. Ci abbiamo camera di qua, lo vado ad aprire e l'abbiamo trovato con l'imballo originale, i manuali, urca. Ecco, già vedo una cosa che non mi piace. Comunque il PASC è questo, è un aerografo della PASC, il PASC V, e già vedo una cosa che non mi, tra virgolette, piace. Ok. No, niente, ha soltanto bisogno di un pochino di manutenzione. Ora lo analizziamo. Anche se non mi dilungo più di tanto perché praticamente poi ne parlerò in una recensione apposita. Arriva con la sua frusta, questo dovrebbe essere un rubinettino, dove io qua andrò a mettere subito, cioè da prenderlo, l'attacco rapido per poterlo intercambiare con gli aerografi che utilizzo attualmente. Qua abbiamo altri due aghi. Aspetta, cerco di aprire senza far danno. Questo è grosso, è un agone, puzza di vintage, e questo è un ago, boh, mai visto un ago fatto così. Di questo aerografo, nonostante abbia i suoi anni, si trovano ancora i ricambi, come la coppetta laterale. A proposito, dov'è la coppetta laterale, che è importantissima? Ok, lì dentro questa è la chiavetta per lo smontaggio, tazza con l'attacco laterale, che questa non mi servirà mai, e neanche questa, chiamiamola tazza. Questo è il supporto per l'aerografo. Qua c'è una duse con un puntale di ricambio. Ragazzi, sono emozionatissimo, è un aerografo che desideravo da un botto. E sì, una duse e un puntale di ricambio che rimetto al suo posto, poi cambierò, diciamo, l'involucro, utilizzerò qualcosa di un po' più adatto. E qua abbiamo la coppetta, che non è nemmeno messa malissimo nonostante tutti gli anni che ha, e la coppetta laterale si monta esattamente qua. Se la smette di tremarmi la mano e riesco a centrarla. Questo dovrebbe essere un copri
puntale, esatto. E ragazzi, io sono contento matto, non so in che stato è la Duse, non so in che stato è il lago. Ora vedrò di collegarlo, se posso, sì che posso, alla grande, anche senza prendere l'attacco rapido, e lo proverò immediatamente. Gli do una sgrumata, una bella pulita, una sistemata e vediamo un attimino cosa salta fuori. Tiriamo indietro l'ago e vediamo. Questa ha bisogno di una bella pulita. A voglia. Altro che pulita, una mega mega sgrumata. Non so se lo vedete. Qua c'è un caccolone di vernice quasi sulla punta e c'è della vernice secca. Quindi prima di metterlo in funzione lo pulisco, lo sistemo tutto, me lo inquadro a modino. E io sono un po' preso perché è una roba che proprio cioè, guardavo quando la trovavo su internet con gli occhi spalancati in genere. Lo trovavo a prezzi assurdi mentre to. Perché non va giù? No, questo lo devo smontare tutto con calma e risistemarlo, perché ha bisogno di una mega 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 pulita. Quindi ragazzi, si tratta di un brevissimo unboxing dove vi volevo far vedere questo aerografo che vedremo in azione nonostante è tra virgolette vecchio, perché vecchio una sega, viene utilizzato tuttora dai custom painter ed è un ottimo aerografo, molto particolare anche perché mi è stato detto che ha un carattere questo aerografo e nulla. Ora io mi metto, lo smonto, lo sistemo, me lo inquadro tutto a modino, anche perché qui da sistemare ci sarà un botto di roba praticamente. Boh, è spettacolare, non vedo l'ora ora di metterlo in funzione. E se avete domande su questo aerografo, per quando farò la recensione, tanto passerà ancora un mesetto e mezzo, lo devo rimettere in funzione ad hoc e poi lo proveremo, tanto lo vedrete durante le live, ci sarà qualche live di aerografia, custom paint, verniciatura di esche e lo metto subito in funzione, o comunque sia tramite le storie di Instagram, vi terrò aggiornati. Ragazzi, per me è una roba fuori dal normale avere questo aerografo qui. Ora devo soltanto rimetterlo in funzione, capire se servono delle parti di ricambio, che tra l'altro non costano nemmeno tantissimo e si trovano tuttora in commercio. E io vi do appuntamento al prossimo video, che sarà un video di pesca, se non erro, che uscirà un paio di giorni dopo rispetto a quando vedrete questo. Sì, di pesca ci avrò da dir la mia su un paio di aspetti. Per cui ragazzi, se il video vi è garbato lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e i commenti sono sotto se mi volete dire qualcosa. Il video era breve però mi andava di farlo per quei due motivi. Uno è stato un regalo da parte della mia moglie per un'evenienza importante come l'anniversario di matrimonio e due è un aerografo che ammiravo, che volevo da parecchio tempo, soltanto che non lo trovavo mai. O non lo trovavo, quando lo trovavo me lo facevano pagare un occhio della testa. Per cui ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!